programma televisivo Uomini e Donne è noto per creare intrecci amorosi che spesso lasciano il pubblico con il fiato sospeso. Tra i protagonisti più discussi dell'ultima stagione troviamo Pierpaolo Siano e Ida Platano. Recentemente, Pierpaolo ha rilasciato un'intervista al settimanale Mio, in cui ha svelato alcuni retroscena del suo percorso sentimentale all'interno del programma. Il rifiuto di Pierpaolo, nonostante la sua partecipazione a Uomini e Donne, Pierpaolo ha confessato che non aveva l'intenzione di diventare un volto noto del programma. Ha rivelato: "Non era un mio obiettivo partecipare a Uomini e Donne. Tuttavia, vedendo Ida in televisione, ha sentito il desiderio di conoscerla meglio, poiché lei rappresentava il suo ideale di donna." Pierpaolo ha ricordato le difficoltà iniziali a causa della presenza delle telecamere. "Mi sono trovato in difficoltà", ha ammesso. Tuttavia, grazie al supporto degli autori e di Maria De Filippi, è riuscito a superare questi ostacoli e a sbloccarsi. Ida Platano, con il suo sorriso e i modi garbati, ha subito colpito Pierpaolo. Il corteggiatore ha inoltre scoperto il passato sentimentale non proprio sereno della tronista, e questo ha aumentato la sua determinazione nel volerla conoscere meglio. Le difficoltà nel conquistare Ida. Pierpaolo non ha mai nascosto le difficoltà nel conquistare il cuore di Ida. "Non sarebbe stato facile arrivare a Ida", ha dichiarato, ricordando le numerose sfide affrontate durante il programma. Nonostante ciò, Pierpaolo non è un tipo che si tira indietro di fronte alle difficoltà. Durante le esterne, Pierpaolo e Ida stavano bene insieme, ma le discussioni non mancavano quando tornavano in puntata. La presenza di Mario, l'altro corteggiatore, ha spesso creato tensioni tra loro. Gli incontri in studio erano spesso caratterizzati da segnalazioni e discussioni, con Gianni Sperti che difendeva Mario e Tina Cipollari che invece nutriva sospetti su di lui. La dichiarazione finale di Pierpaolo, durante l'intervista, Pierpaolo ha voluto chiarire la sua posizione riguardo alla conclusione del trono di Ida. Ha affermato con decisione: "Non sono mai stato la ruota di scorta di nessuno." Questa frase, pronunciata anche durante l'ultima puntata, ha scatenato molte critiche sia da parte di Ida che degli opinionisti e del pubblico. Pierpaolo ha spiegato che, in un frangente, ha deciso di dire ad Ida che qualunque fosse stata la sua scelta, era lui a non volerla più. Questo atteggiamento è stato visto come poco rispettoso nei confronti di Ida, e ha causato una reazione negativa sia in studio che tra gli spettatori da casa. Ida Platano ha concluso il suo trono da sola, una decisione che ha sorpreso molti. Non è ancora chiaro se Maria De Filippi le offrirà una seconda chance nella prossima stagione di Uomini e Donne, che inizierà a settembre. Nel frattempo, Pierpaolo continua a riflettere sul suo percorso e sulle scelte fatte.